La Brioni di penne cambia ancora. Gianluca Flore non sarà più l'amministratore delegato dell'azienda. Flore, arrivato in Brioni nel 2004, è stato sempre considerato l'uomo di punta del gruppo Kering, la holding francese proprietaria di Brioni. Negli ultimi anni l'azienda ha vissuto uno dei momenti più bui, dove in quasi 200 hanno lasciato attraverso una mobilità volontaria. Il posto di Flore momentaneamente sarà occupato da Jean-François Palou, direttore manageriale del gruppo Kering. Ed è proprio questa decisione a preoccupare non poco il segretario CGIL di Pescara, Domenico Ronca. La cosa è stata repentina e noi non siamo stati nemmeno informati. Noi non vogliamo pensare nulla, però ci chiediamo per quale motivo questa azienda sfugge oramai da mesi al confronto con il sindacato. Noi abbiamo chiesto di sapere i dati, di sapere come stanno le cose e se i progetti che abbiamo concordato insieme al tavolo ministeriale vanno ancora avanti o c'è un ripensamento. L'azienda sfugge, di colpo veniamo a sapere che l'amministratore delegato si è tra virgolette dimesso, e allora abbiamo immediatamente richiesto alla nostra segreteria nazionale e al vicepresidente l'onorevole Lolli la riconvocazione del tavolo del MISE, che l'azienda ha disertato, perché ci vengono a dire come stanno le cose. Questa è un'azienda che deve recuperare, bisogna che recuperi un rapporto con i lavoratori e questo territorio, di avere più rispetto dei lavoratori del territorio, perché ultimamente non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose. Tragedia per l'economia di questo territorio. Noi dobbiamo difendere la presenza di questa azienda in questo territorio con le unghie e con i denti. Non ci possiamo consentire che ci sia una qualche ipotesi di smantellamento o di non interesse. Molta incertezza c'è anche tra i lavoratori, così come dice Giancarlo Delle Monache. Purtroppo in questi ultimi tempi il clima è già era teso, molto teso. Pensavamo di aver trovato un po' di sollievo nell'incontro del 30 con l'amministratore che era venuto qui in azienda, ma dopo il comunicato fatto ieri dal direttore delle risorse umane che annuncia l'uscita di Gianluca Flore dalla Kering, abbiamo paura di cadere di nuovo nel baratro. Abbiamo avuto delle promesse che la parte produttiva che si strutturale di lavoro comunque per 2 anni avrebbe mantenuto il posto di lavoro, speriamo che questo venga mantenuto anche dal nuovo amministratore.